Ultimamente la fortuna mi sta girando particolarmente intorno, ragazzi. Questo mese ho trovato solamente due leggendari, ragazzi. Vi dico solamente questo ed è una cosa che mi rende davvero felicissimo, porca la puttana. E oggi appunto vi mostrerò queste carte e contemporaneamente proveremo a fare delle corone per il clan, ragazzi. Che voglio mettermi anch'io in marcia, raga. Voglio contribuire anche io all'ascesa del clan verso il decimo bowl, cosa che raggiungiamo quasi sempre. Bella a tutti ragazzi, qui da Francis con un nuovo video sul canale. Oggi finalmente siamo tornati qui con un nuovo video e oggi siamo qui tornati con un video di Clash Royale. Oggi appunto particolarmente vi farò vedere le carte che ho trovato in questo mese. Una l'ho trovata praticamente ieri, sto registrando il video il 7 marzo 2017, questo video probabilmente uscirà dopo, ma l'importante è che esca sul mio canale. E l'altra l'ho trovato verso inizio marzo, fine febbraio. L'obiettivo appunto di questo video, ragazzi, è innanzitutto quello primario, è di fare le corone per il clan, per il baule del clan, che noi praticamente adesso siamo a 4 bauli e siamo a 121. Come vedete sono a 2400 137 trofei, sono sceso dall'arena 9 perché ho fatto tantissime corone. Poi particolarmente per oggi mostrerò appunto le carte che ho trovato questo mese. Arriviamo a 40 like per questo video e poi porterò appunto un altro episodio di Clash Royale dove appunto facciamo le corone per il clan anche insieme a qualcun altro. Allora, io prima di mostrarvi le carte vorrei innanzitutto fare l'animazione che ci caratterizza tantissimo ultimamente. Lo farò al contrario però, cioè è bellissima sta cosa, raga, mi porta anche il culo secondo me. Vediamo quali sono queste fantastiche carte. La prima carta che ci troviamo davanti è lo stregone di ghiaccio, ragazzi. Lo stregone di ghiaccio l'ho trovato nella sfida classica, appunto quel torneo che costa 10 gemme. Ho provato a farlo, ho fatto 7 vittorie. Per dimostrarvelo, ragazzi, voglio darvi questa bellissima prova. Se andiamo nel registro attività, torneo, ho fatto 7 vittorie. Il mio premio è stato di 720 di oro e 30 carte. In queste 30 carte c'era appunto lo stregone di ghiaccio. Vi lascio anche qui uno screen. Questo era appunto lo screen dello stregone di ghiaccio, ragazzi, una carta fantastica che ci serve tantissimo, soprattutto per la difesa. Quindi è anche una leggendaria e fa sempre piacere trovare la leggendaria. Ci stiamo quasi avvicinando al full leggendario in Clash Royale. L'altra leggendaria di cui parlavo era il boscaiolo. Il boscaiolo l'ho trovato nel baule magico. Sinceramente in quel baule sapevo già di trovare qualcosa di importante. E adesso vi lascio la clip dove ho trovato il boscaiolo. Questa era appunto la clip dove trovavo il boscaiolo e sono davvero felice, ragazzi. E oggi insieme a voi voglio andare a provare queste carte e fare, lo ripeterò fino alla fine del video, e fare le corone per il baule del clan. Adesso, bando alle ciance, possiamo iniziare la prima, faremo 3 partite. Vorrei iniziare con questo deck qua, ragazzi, che mi dà tantissima sicurezza. Va, proviamo. Proviamo con la prima partita, dai. Ok, eccoci qui con la prima partita. Ok, lui è un livello 9, si chiama Pekka. Ok, e l'abbiamo di torno. Non ha fatto un cazzo, ti prego. Oh, va bene, mettiamo il moschettiere. Ecco, lui ci fa la stessa, riproduce la stessa identica mossa. Boom, gli abbiamo levato un po', gli abbiamo fatto anche un po' di danni. Abbiamo levato un po' di scintilla, ma cazzo, lui ci sta tankando a merda col gigante boscaiolo. C'ha pure la scintilla dietro, mannaggia a lui. E vabbè, ci ha fatto anche la torre con la cazzo di scintilla di merda, oh. Non famo un cazzo, perché lui qua ci sta arando. Quindi famo così.
Oddio, OMG. Va bene, gli abbiamo fatto quei pochi dannetti. Però vabbè, sono sempre utili sti danni. Mettiamo gigante qua. Qua. Boom! Boom! Catapultiamo la situazione, ragazzi. E ci portiamo la vittoria in saccoccia. Più 31 trofei, più 2 corone utili per il clan. I bauli sono pieni, quindi non otteniamo nulla. Però va bene, ragazzi. Già una soddisfazione battere lui, così, in questo modo. Va bene. Va bene, siamo a 125 corone per il baule del clan. Ce ne mancano 100. Dobbiamo arrivare a 150 per sbloccare il quinto baule. Va bene, va bene. Dai, partiamo con l'altra partita. Giochiamo contro Blacky TCTTCTT. Ok, lui ci parte un po' a merda. Oddio. Buona. Buona, va bene, mi sta bene. Ok, dai, fai quei 200 di danni, ti supplico. Così. Mettiamo una truppa aerea, così lui, in modo tale che non può fare nulla. Lo lasciamo fare, raga. Lo lasciamo fare, che tanto è inutile. Tanto noi adesso puntiamo la torre. Ok, gigante. Ci prepariamo una bella fireball. Adesso lui metterà sicuramente l'orda. Eccola. Va bene, gli abbiamo lasciato la torre al 383. Occhio. Mettiti, che cazzo ti bughi pure tu? Non ci credo. Si era buggato. Guardalo. 29. Ritorniamo al punto di partenza, ragazzi. Partiamo adesso con la terza partita. Ok, giochiamo contro Stanislav. La cosa positiva è che è livello 8, però non può significare nettamente nulla. Ci togliamo 9 trofei. Vabbè, pure lui la scintilla. Levagliela prima che fa danno, così. Vabbè, mi sembra la stessa partita di poco fa. Tutti questo deck fino a ci sono capitati. Tutti. Ci ho fatto abbastanza danni, raga. Abbastanza danni, tantissimo. Vabbè, qui mettiamo una truppa aerea, così sta Valchiria se ne va a fanculo. Lettamente, ok, va bene, bravissimo. Non si può, troppa sfiga. C'è anche lo script, secondo me, di merda. Sì, vabbè, già lo stregone è out. Manca mi fa, guarda, ecco, vabbè. Eccolo qua, mortacci lui, È assurdo, tutto è molto assurdo. Non è tutto molto devastante, ma tutto molto assurdo. La torre ormai è caduta, raga. Meno male che lui non c'è una fireball, raga. Perché se c'aveva la fireball, lui ci dava una lezione di vita, per non dire altro. Ma che non è che ci costava tutto il gioco, ma moltissimo. Forse noi ci stiamo preparando con una cazzo di orda, raga. Silenzio. Boom. Quando il destino è già segnato, ci pensa The Francis e smantella tutto, ragazzi. La vittoria, più 29 trofei, più una corona. È poco, ma va bene, raga. A me basta il modo in cui abbiamo vinto, raga. Mi va bene tantissimo. 2468 trofei. Proviamo con l'ultima partita, dai. Ok, dai, lui è livello 9. Ali, cavolo. Qui mettiamo un bello stregone elettrico. Ok, non ci ha toccato neanche la torre. E ci prepariamo con un bello stregone di ghiaccio. Ti prego, caricati, dai. Fanculo, va. Ci ha abbassato le cazzo di due torri, ma dai. Neanche lo prendo, di quanto sono sfigato. Ecco. Va bene. Vai, sì. Divertiamoci insieme. Dai, sì, proprio. Guarda come cade giù. Boom. Vabbè. L'altra torre non ce l'ha fatta, ma almeno una corona lo voglio portare a casa. Ok, là c'è il gigante in preda alla furia. Fanculo, terza torre. Vaffanculo. Sono felice per te. Bravissimo. Fate corone. Ciao Iar. Poi Merrick. Vabbè, saluto tutti quelli del clan intanto. Allora, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bellissimo like. Al raggiungimento dei 40 like, sarò lieto di riportarvi subito il secondo episodio di questa, non chiamiamola serie, ragazzi, di questo video. Di questa porterò la continuazione di questo video. Perché, ragazzi, perché voglio portare la continuazione? Perché per ora stiamo a 4 bauli. Voglio farvi avere l'evoluzione dei bauli nel corso, appunto, di delle settimane e dei giorni. Del giorno particolarmente, perché, appunto, come sappiamo, il baule della corona dura una settimana. Passate dai link in descrizione, in particolare dai miei social, da Cinci Gaming, dove potete trovare joypad per PS4, Xbox One personalizzabili, e appunto dove potete anche acquistarli e personalizzarli. Instant Gaming, giochi scontati a bassissimo prezzo, link appunto in descrizione. Passate anche dei membri dei canali dei membri della Fantasy Crew. Raggiungiamo i 40 like e molto presto appunto avrete la continuazione di questo video, dove appunto cercheremo di portare, visto che ormai ci siamo quasi a 5 bauli, porterò forse il sesto per andare al sesto. Va bene, ragazzi, da The Francis e Clash Royale è tutto. Noi ci becchiamo un prossimo video.